è solo, si trova solo in teatro. Cioè, i comici dell'arte, che non avevano soldi, non erano pagati, non c'erano ancora come oggi i ministeri, gli sponsor, eccetera, erano disperati, perché ogni sera c'era poco pubblico, come adesso voi, e per aumentare, per avere più pubblico, il giorno dopo, disperatamente inventavano il famoso recitare a braccio, cioè inventavano altre ipotesi, altre situazioni, ma tutte situazioni drammatiche, che poi chiamano farse, perché si ride, ma è un teatro disperato, perché si parla di fame, di freddo, di miseria, che poi viene condito, come dire, con il lazzo, perché farsa vuol dire farcito, è un teatro farcito di varie cose, no? E quindi poi c'è il famoso lazzo che inventano i comici dell'arte, che dicono delle battute, ti fa ridere, ma ti piglia pure un dolore qui. In una commedia, per esempio, facevamo, come si chiama, La fortuna con l'F maiuscolo, l'ho fatta qui, no? C'era una situazione in cui io c'ho un cappotto addosso, c'è mia moglie, è un avvocato che parla di cose, di un'eredità che deve arrivare, un avvocato molto serio, molto, e mia moglie di là mi fa segno che devo uscire, quello che volete voi, però dopo un po', una bella rottura di questo. Dopo un po' uno fa, come si chiama, prospero, tempesta, dopo un po' una roba. Il teatro non si legge. Non si legge, non si spiega. Il teatro si guarda sempre. Anche perché da un grande autore, anche dei grandi attori, Ditta, degli scenografi bravi, un regista apparentemente magari anche bravo, però può non essere riuscito con una volontà. Lo stesso testo, lo stesso copione, la stessa cosa, in mano a qualcuno può non riuscire bene, può capitare a tutti. Ma non c'è capello, cioè, inventandosi lì per lì, vede questo Luigi Pavese che gli era simpatico e fa un piccolo gioco con poi vede di un altro, lei che dice sono il vento, il dottore dice complimenti, vuole sapere che ha inventato, non studiato il testo, questo è un po' la commedia dell'altro. Poi dobbiamo andare. Sì. Allora ragazzi, voi avete visto che Santo Dio, ricordatevi, sono 4 lezioni la mattina, 3 il pomeriggio e 2 la sera. 9-10. 9-10, la terapia, 9-10. Siete passati in farmacia? No, certo. Sono arrivate medicine, io ti raccomando, come arrivano, ho comprato tutte le medicine, anche quelle scadute. Hai capito perché sono svenuto? Perché mi ha fatto un'iniezione bene, lui. Mentre mi ha fatto 4, ne ha fatte 3. E sono svenuto, hai visto a te, sono caduto a te. Ricordate, è importante quello della pressione. Ma che ne sapete, figlio 48.000 al giorno. 48? 48. Ma voi chi siete? Voi chi siete? E prendete un'altra pillola! Che fa tutto il effetto? No, deve entrare in circolo, nel sangue, col mio organo, non è che vedete aperto per me. Non vi intendete voi di vino, dov'è? No. Perché poi c'è il cuoco, adesso ha fatto effetto. Oh, Federico, ma avete dato lo zolfo a Medoro? Certamente. Ma come mai, c'ho la pelle tutta rossata. Zitto, parlo io con la baronessa. Signora baronessa, non è successo niente, il cane sta bene. Ma voi che dite? Ha avviso il cuoco. Signore Cementa, sei di fronte, eccomi qua.
devo fare è licenziare. Licenziare. E voi sapete che con la mia autorità lo posso fare. Ma che cosa ho fatto di male? Chi avete fatto? Chi la vita fa? Federica, la maionese che avete servito ieri sera a tavola non era buona? Buona? Esagerata, cercato di trovare tutta la felicità. Fa, fa! Una casettina. Fa, fa! Io non ho pretese, papi! Ah, non ti diverti? Sì, papi! Ma ti piace parlare? Sì, papi! Domani parlerai tutta la notte? Sì! Nel salone centrale, Federico, non è a posto il salone centrale. Andate, mettete i tappeti, aprite la tenda, certo. Preparate tutto, l'argenteria, le poltrone, andate. Subito, andate a lavorare. Signor Barone, eccolo. Adesso chi è? Vostro figlio. Ma è vivo, lui è vivo. È mio figlio, sì. Ma dove l'avete trovato? Scavando, infine il figlio lo abbiamo riportato alla vita. Ma l'avete scavato? Era già sotto terra. Ma l'avete portato via da voi. Bambo, bambo. Ma questa è rotta, non funziona. Torsi in canna. Ce l'avete mai, sono sano.